non ne sono così certo. Vi mostriamo a questo punto uno sport bellissimo, tutti lo conoscono, ma c'è qualcuno che magari ha la gioia di vedere questa finale. Il ciclismo? No, no, non è. Si chiama Strutterslus. Non conosci questo sport, Marco? No. Il calcio a bici. Me ne dolgo, ma non lo conosco. Questa è la non hai visto la finale mondiale di calcio a bici disputata in questo periodo? Scusami, sai come si fa questo calcio? Si prendono dei deficienti che passano per la strada, gli si mette una bicicletta a portata di mano, un po' stranina, li portano in un palazzo dello sport dove 2000 imbecilli sono lì a vedere e fanno questo calcio. Cos'è, un fallo? Questo è un calcio di punizione del limite, è chiaramente fallo, l'avete visto. L'incontro in questione alla finale mondiale è fra il Belgio e la Cecoslovacchia. Ma senti, il pubblico era lì perché dopo c'era un incontro di pugilato. No, erano lì per vedere, non ci credo, per vedere questo sport. Infatti la gara è tra, se sono più scemi quelli che lo giocano o quelli che lo guardano. E c'è un gol, punizione del limite alla Maradona, avete visto. Sonio Van Impe ha sbagliato a parare. È il portiere della squadra belga, eh? Che ha le mutande a poa del Gran Premio della Montagna. A questo punto è 1-0 per i cecoslovacchi, un'azione inebriante, guardate. Entusiasmevole. Il tuo doble non riesce, purtroppo partono in contropiede loro i belgi. Vai così, sei solo. Cos'è? Si può girare 10 così per il campo? Si è schiantato, ha servito fallo però. L'arbitro ha fischiato tempestivamente, sempre 1-0 per i cecoslovacchi. L'arbitro è un omino del subbuteo, l'ho riconosciuto. Battuta la punizione, va via bene sulla sinistra. Vai così. Bello, è bello, questo è un bel gol. A questo punto, per le regole di questo sport, come sapete, il primo che segna ha vinto. Ma questo è Piracini, ti correggo, per le regole di questa partita solo in Belgio e Cecoslovacchia vale questa regola. In Belgio e Cecoslovacchia la tradizione racconta che chi segna dopo l'1-1 vince. Siamo quindi 1-1, ecco, palla al centro, si riparte. Ma non è al centro, non la mettono neanche al centro. Le regole di questo sport sono queste. E gol! Subito! E questi atleti, questi fisici scolpiti nella roccia, sì? Che esultano. Questo invece è scolpito nel pongo, anche le sue mutande verdi. Si ricorda Montagne Verdi, la tristezza lascia a posto l'allegria in questi casi. Non sono veramente cose belle. Sono addolorato, tenevo il Belgio io.